Ciao a tutti amici, in questo video vi voglio far vedere come sostituire la batteria di questo notebook della HP, praticamente è il mio, il modello sono riuscito a risalire tramite internet, è un HP Pavilion 15AU116NL. Allora, il problema non è solo che la batteria dura poco, ma quando è alimentato con la batteria mi dà un po' di problemi. Per esempio, va molto lentamente, fa fatica a connettersi ad internet e soprattutto una cosa che mi dà molto fastidio quando sento le cuffie, diciamo che è alimentato con la batteria, sento dei rumori strani, tipo dei frusci, dei ticchettii che non è solitamente alimentato con la rete, non lo fa. Il problema penso che sia la batteria, perché quando era nuovo non succedeva questa cosa. Ora vi farò vedere, una volta io l'ho già aperto, vi farò vedere come smontarlo per sostituire la batteria. Allora, cominciamo a svitare tutte le viti. La prima volta che l'ho aperto non trovavo una vite perché vedevo che aprirlo era bloccato da qualche parte. Alla fine la vite era sotto questa striscia qua, questa gommina qua. Per fortuna me lo sono ricordato e adesso non penso di non aver problemi. Allora, questa. Giriamolo di qua. Penso che anche queste due siano da togliere, non lo so, sono più grosse. Vediamo. Queste sono diverse. Alziamo la gommina qua. Ah, questo sembrava una vite nascosta, ma sotto non c'è proprio un bel niente. Infatti, io l'avevo già sollevato. Però qua dovrebbe esserci una vite. Qua. Togliamo questa, poi lo rimetto subito. La gommina, attenzione perché se la tirate così, dopo non ci sta più dentro perché vedete che diventa più lunga. Appoggiate la prima. Prima qua, poi la lasciate cadere, poi la schiacciate. Ok, adesso non mi ricordo più. Vediamo come si fa a aprire. Ah, scusate per l'errore. Il codice è scritto anche qua al modello, ma è scritto talmente piccolo che non l'avevo visto. 15AU116NL. L'ho visto adesso, prima non l'avevo visto. Allora, usate un tipo cacciavite di plastica, quei kit che si comprano per i cellulari, per aprire i cellulari, perché con i cacciaviti in ferro lo segnate tutto. Allora, inserite dentro così, allora, vi faccio vedere bene, andate dentro così, lo inserite così, e poi fate il giro. Perché vedete che si stacca. Allora, vi dicevo, alcuni computer non sono semplici come questo. Questo tutto diciamo il vassoio sotto che è di plastica scende. Alcuni si alza a tastiera, altri
ma è tutta collegata coi fili all'elettronica sotto, alla scheda sotto, e quindi fate molta fatica. Adesso che mi viene in mente, qua andava tolto prima il lettore CD DVD. Infatti noi, avendo già svitato la vite centrale qua sotto, questo esce, ok, per quello che non mi si apriva. Siccome che l'ho aperto un anno fa, non mi ricordavo più. E poi questo si dovrebbe aprire. Allora, giriamolo così. Ok. Ora si può aprire. C'è ancora qualcosa di collegato dietro qua. Vite. Non mi si apre ancora in questo punto, vediamo. Ok, si è aperto tutto. Deve essere aperto questo. Ok, vedete com'è fatto. Allora, così ne approfitto dopo di dargli anche una bella pulita, perché vedo che c'è un po' di polvere. Allora, queste sono le batterie e si sono gonfiate anche. Vedete che sono gonfie? Non so se riuscite a vederlo. Forse così. Vedete che sono gonfie? L'ultima volta che le ho smontate non erano così gonfie. Poi qua abbiamo in questo PC. Qua è tutto da pulire, da soffiare, anche la ventolina. Questo qua è l'hard disk da 1 tera. Questa qua è la SSD, i modelli, diciamo, quelli nuovi, che mi sembra che è 100, 128 gigabyte. Queste sono le due RAM, una da 8 e una da 4, perché sono 12 totale. Niente. Questo dovrebbe essere il modulo wireless con la sua antennina, sul filo dell'antennina. Ora prendo la sigla delle batterie e poi le ordino. Ok, sono andato subito in internet a vedere queste batterie. Sto controllando su Amazon. Prendiamo quella che costa di meno, se vogliamo risparmiare. Tanto alla fine sono tutte batterie, non sono originali HP. Dunque, secondo me vale la pena comprare quella meno costosa. Durerà magari un po' di meno. Vediamo questa, che è la meno cara, diciamo. Infatti ti dice BP 02XL, non è della HP. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche. Allora, 77 volt, 41 wattora, 41 wattora. Andiamo a vedere se troviamo dettagli del prodotto. Allora, qua ci sono sostituire la batteria originale, numero di parte, penso la compatibilità. Sì, sono i modelli di computer in cui va bene. Vediamo se c'è il nostro. Il nostro è l'HP Pavilion 15 AU116ML. Andiamo a vedere se c'è il 116. 113. AU116ML, eccolo qua. Questo qua è il nostro AU116ML. Dunque siamo sicuri che per il nostro va bene. Come specifiche, allora,
mi dà solo queste qua, 7741 wattora. Bisognerebbe capire quanti wattora è la nostra. Comunque io andrò a comprare questa, anche se non è originale, dovesse durare un po' di meno. L'importante è che non mi dia problemi come ho elencato prima. Vedete, vi faccio vedere la batteria quando è nuova, vedete che non ha dei rigonfiamenti, e questa per esempio si è gonfiata. La faccio vedere bene, vedete qua si è gonfiata. Non so se si riesce a vedere, lo faccio vedere così. Sono andato un po' a soffiare col compressore qua dove c'è la ventola, un po' tutto qua dove ci sono i connettori, e adesso lo richiudo. Se volete cambiare la SSD, che è da 128 gigabyte, prendete, fate una foto, prendete il modello. E come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.